Ovviamente si inaugura, ma ci sono voluto più di 20 anni con costi anche raddoppiati. Vabbè, in Italia spesso accade, diciamo, è un errore perché si sbaglia a fare la progettazione e poi dopo si deve rimettere le mani sulle cose, poi ci sono state anche inchieste della magistratura, insomma un po' di cose all'italiana, ma alla fine finalmente si inaugura. Io stavo chiedendo appunto ai dirigenti di Società Autostrade per l'Italia, all'amministratore delegato, quali pensa siano i tempi per completare fino a Firenze, e insomma, la sua risposta è stata più o meno che entro il 2018 si dovrebbe completare, il che mi sembra un altro passaggio importante. Poi noi siamo molto interessati come Regione Toscana all'inizio dei lavori per la Firenze Mare e contiamo nel corso del 2016 di farli partire. E quindi anche questo sarà un contributo notevole ad allentare la morsa sulla piana. La strada Firenze Mare da Firenze fino a Pistoia è tecnicamente definita satura, il che vuol dire che le auto ci sostano con i motori accesi e quindi inquinano di più. Il provvedimento che viene preso con la costruzione delle terze corsie agevolerà e renderà più fluido il traffico, diminuirà anche l'inquinamento. Faremo su questo un calcolo preciso perché rientra in una strategia di risanamento ambientale. No, i costi non sono raddoppiati, i costi erano previsti 2 miliardi e mezzo, poi ci sono stati aggiustamenti progettuali, migliorie, oggi il valore non è 7 ma è 4 miliardi. 4, sì, quasi, insomma, rispetto al valore iniziale stimato. Sono 4 miliardi il costo della variante, era 2,5 a totale carico di autostrade, non ci sarà aumento del pedaggio. È un'opera che dà velocità, mette in sicurezza e taglia uno dei grandi nodi italiani. Io spero che l'anno prossimo di questi giorni si possa inaugurare anche la Salerno-Reggio Calabria.